Super amici del canale e glitterini, ben arrivati! Oggi nuovo video che credo vi piacerà un sacco. Infatti ci sono le Barbie e ci sono gli Shopkins e andiamo a scoprire che cosa c'è all'interno di questo pacchettino Happy Place. Questo pacchettino, ve lo ricordate da dove arriva? Penso proprio di sì, arriva da un pacco super galattico, il pacco dei sogni. All'interno c'erano delle LOL, un sacco di cose per fare una casetta delle LOL e vedrete questo video super dettagliato prossimamente. E poi c'era questo pacchettino che voglio aprire oggi. Ma in edicola ci sono anche queste Barbie e le ho prese. Apriamo tutto e vediamo se sono compatibili con questa casetta, ma iniziamo subito ad aprire queste. Eccolo qua. Allora, come vi dicevo, questo proviene da due youtuber che sono anche due mie amiche, Lara e Babu, e per chi non le conoscesse metto il loro canale nell'info box. Andate a vedere l'info box perché di solito metto dove si trova tutto quello che apro. Non riesco ad aprirlo. Apriti da solo. No, ok, usiamo le forbici. E vi stavo dicendo, molto spesso mi chiedete quanto costa questo, quanto costa quello. Molte volte mi mandano la roba e molte volte me la regalano e quindi devo mettere i prezzi che trovo online e ve lo scrivo sotto. Ok, qua c'è scritto, apri qui e poi guardiamolo un pochino questo pacchetto. Allora, ci sono questi accessori per la casa. La cassetta dalla posta, quanto mi piacerebbe. Andiamo ad aprire subito. Che carino, guardate come si apre dentro, c'è l'inconfondibile sacchettino giallo, dovrebbero esserci tre bustine e poi c'è un pezzettino che va ad incastrarsi con la casa, quindi vedete, ad esempio io ho formato il patio e ci ho messo gli alberelli di Natale. Questo pezzo così non ce l'avevo ancora, praticamente sembra la moquette e ogni pezzettino è diverso, così potete fare un pezzo di casa diversa. Oh, questo sembra gigante, questo è piccolissimo e questo è medio. Ok, abbiamo fatto tutto, tutte le grandezze esistenti al mondo. Questa serie, io ne ho aperto un pacco simile, ve lo metto nell'info box e vi metto anche nell'info box dove poter trovare questi. Che cos'è? Sembra un domino, un pezzo di domino a forma di orsacchiotto. Cantepuccio! Guardate, 1 e 3. No, ragazzi, quanto è puccio. Per favore scriviamo tutti quanto è puccio nei commenti. Questo è veramente super puccio. Cosa pensi, Popette? Anche i tuoi colori. È super puccio. Seriamente super puccio. Infatti. A fine video vi faccio vedere come ho sistemato i miei oggetti perché continuavo a perderli. Per tutti i genitori all'ascolto sono veramente piccoli, quindi se avete fratellini molto piccoli o figli molto piccoli, guardate e fate, traete le vostre conclusioni, cioè toglieteli di mezzo perché secondo me finiscono male gli oggetti, non i vostri figli intendo. Allora, guardiamo questo che è molto grosso, abbiamo fatto quello più piccolo. Che cosa sei? No, il tavolino da domino! Ma no, ma è una roba geniale! Oh, praticamente questo è il gioco del domino, che io amo, e questo è il posto dove riporre le tessere, in modo che non si perdano. Bellissimo! E invece, guardate, questo è del colore dell'altra mia bambola. Che combinazione. Basta. Tutti calmi, dovrebbero essere video rilassanti. Ma non ce la facciamo. E quest'altra cosa ci sarà? Sbirciamo. Avete un'idea? Assolutamente no. Ok, immagino qualcosa di... Sì, queste sono tutte le altre tessere del domino, quindi praticamente mi è arrivato il set domino da mettere su un tavolino per far giocare le mie bambole. Praticamente è carinissimo. Ora immaginatele nella casetta, io posso metterle sedute e loro si sfideranno a domino senza far cadere niente. Wow, penso a far cadere 200 tessere di domino.
all'interno di questa box c'è anche il rispettivo booklet e vi fa vedere tutto quanto. Questo ve lo faccio vedere sul mio Instagram nel dettaglio ed è la collezione home. E guardate, ci sono tantissimi giochi per la casa e per il soggiorno, guardate, per ogni spazio della casa che ho fatto vedere in tantissimi video, vi metterò qua la playlist. Vi faccio vedere una cosa, io praticamente in questa sobria scatola ho messo tutte le cose che ho della casa perché mi cadeva in continuazione, ma ve lo giuro, non lo so, gli spiriti, non lo so, uno spirito simpatico, e quindi ho deciso di riporre tutto qua dentro perché nella casa ogni volta mi cadeva, la mattina trovavo la casa distrutta. Allora, mentre Popette e Skate Lee si sfidano a domino, andiamo ad aprire le mie tre Barbie. Allora, sono in edicola, è una collezione che è già uscita e io l'ho comprata in repack, costa un euro in più quello che l'ho pagata io, normalmente costa un euro in meno, ma mi piaceva troppo, la volevo assolutamente, erano tutti a vista, buon per me, ma credo fossero così anche nella versione normale. Allora, guardate com'è carina. Aspettate che ci mettiamo alla luce magari. Allora, io ho preso la Barbie bionda e all'interno ci sono due vestiti, quindi due cambi. E all'interno c'era questo carinissimo cagnolino con la macchietta sul muso. Apriamola. E praticamente sopra ogni cuoricino c'è scritto quale animale ti arriva. In questo caso ho preso un chihuahua marroncino. Voi che animali avete? Raccontatemi, mi piace tanto leggere che avete gli animaletti. Eccola qui, questa è la Barbie, ha un vestito basic, un tubino bianco con su scritto appunto Barbie e ha questi capelli con delle treccioline. Avevano tantissime pettinature diverse. Ha le scarpe gialle e come temevo non ha possibilità di muoversi. È una cosa che mi dispiace tanto perché almeno le braccia potevano farle che si muovevano. Ha uno stand si mette al cuore e in questa maniera potete tenerla in piedi, vedete? Anche molto carino, totalmente trasparente, e ha l'abitino di ricambio, guardate che bello, e si può mettere sopra. Aiuto, si è incastrato nel mio dito per sempre. Ah no, guardate, molto jolie, molto bello. E il cagnolino, vogliamo vedere, facciamo un casino, eccolo qua, guardiamolo da vicino, ci sta abbaiando perché è un chihuahua. E la cosa carina che sto vedendo adesso è che possiamo anche infilarlo nelle nostre matite e penne, quindi possiamo andare a scuola con la penna decorata, molto interessante. Allora, ah cara Mattel, questa cosa qua mi piace un sacco, secondo me la casa è abbastanza grande come dimensioni per far giocare anche questo tipo di bambolina, mettiamo il cuccioletto che secondo me va bene anche da far adottare alle mie showbiz. Prossima Barbie, l'ho presa scivolosa, non l'ho presa rossa. Allora, poi ditemi mi raccomando qual è la Barbie che vi piace di più. E ho preso il rabbit, quindi ho preso il coniglietto. Ah, eccolo, ma c'è anche scritto pencil topper, quindi for you, quindi un topper per la tua matita, per te. Non c'era scritto, non c'era bisogno che io mi ingegnassi. Basta leggere. Allora, eccola qui, guardate quanto è deliziosa. Allora, ha le scarpe, aspettate che ve le metto a fuoco. Eccole qua, ha le scarpe fucsia, molto belle, cioè molto basic, però come colore molto bello, spero si possa vedere. L'abito normale è un tubino arancione, ma se voi volete, ha questo abito che trovo sia veramente super delizioso, lo facciamo calzare, ed è questo volant, questi fiocchetti e questo disegnino bianco, e anche in fondo all'orletto, molto bella. Lei è rossa e dietro ha questa coda di cavallo. Mezza coda di cavallo con le treccine, molto simile alla sua compagna, molto simili, identiche, però come rossa c'era solamente lei. Gli occhi sono verdi mentre da questa parte sono azzurri. Vi mostro il coniglietto, è molto carino, niente di particolare, nel senso
come potete vedere è di plastica, non è morbido né niente, però è fatto bene, gli occhietti sono carini e poi si può mettere nelle vostre matite. Infine ho preso anche una Barbie castana che mi piaceva tantissimo e ho preso il gattino, ma alla fine ho preso tre pettinature uguali, ce n'erano mille, ve lo giuro, e ho preso i vestitini tutti diversi, almeno quello lilla. Brava Lilla, applausi. Mi raccomando, veramente ditemi che cosa vi piace di più. In questo caso aveva il vestito bianco, c'erano veramente tantissimi colori anche di vestiti, ve lo voglio mettere subito. Come potete vedere è anche facile da vestire. Ecco le ultime parole famose. No, è molto graziosa, mi piace veramente tanto. Sì, i capelli sono riuscita a prenderli tutti uguali, brava. Le scarpe sono fucsia come la Barbie di prima. Vi faccio vedere il gattino, che è molto puccio, sì, tenerissimo, nasino rosa. Non ho capito perché gli hanno fatto tutte le bocche così spalancate. Che cosa succederà? Ci possiamo fare la punta, le matite, non credo. Devo segnalare che per la prima volta nella storia dei giochi lo stand è facilissimo, cioè qualche secondo e voilà. E avete visto quanto è carino il fatto che ci sono le zampine qui dietro? Carinissimo. Allora, domande. Quale vi piace di più tra le Barbie? A me piace quella rossa tantissimo. Avete messo like al video? Domanda. Siete iscritti a questo canale? Mi raccomando, attivate la campanella perché così vi arrivano le notifiche e potete urlare prima. Ho messo io per prima il commento. Io posso mettervi un bellissimo cuore. Se avete fatto tutte queste cose, effettivamente siete dei glitterini veri! Complimenti per essere arrivati soprattutto fino qui e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Io per oggi mi fermo qua, ma prima ti stritolo di affetto! Un bacio, ciao!